estraneo. Nell'uomo, dicevo, la cosa è abbastanza controversa perché ci sono gli esperimenti percettivi che sono abbastanza inequivocabili. Sono gli esperimenti della McClintock di Chicago, in cui praticamente lei ha preso queste ragazze di un collegio femminile e ha fatto questi esperimenti appunto con i tamponi ascellari, in cui il ciclo mestruale delle ragazze che erano nel dormitorio si sincronizzava tutto in fase, cioè che poi è una cosa che è abbastanza, diciamo, nell'aneddotica comune, che appunto se due o tre donne vivono nello stesso appartamento il ciclo mestruale si sincronizza, e è stato visto che fondamentalmente questo è portato da stimoli olfattivi, perché basta annusare ogni giorno il tampone ascellare per avere un segnale che in qualche modo è correlato con il ciclo mestruale e sincronizzare quello di chi annusa la cosa in funzione di quello degli altri. Ci sono altri tipi di cose che l'uomo riesce a riconoscere a livello olfattivo. Tipo uno degli esperimenti faceva vedere la percezione del cosiddetto odore della paura. Questo esperimento come era stato fatto? Sempre con i tamponi ascellari ai volontari veniva fatto vedere o un documentario sulla natura senza un contenuto emotivo particolarmente forte, o un film dell'orrore, un film in cui appunto tipicamente chi lo vede veniva fortemente stimolato dal punto di vista della paura, e poi veniva chiesto a un terzo gruppo di volontari di annusare i tamponi e dire se questo proveniva dal gruppo che aveva avuto paura o dal gruppo che non aveva avuto paura. La cosa, se vogliamo, impressionante di questi studi è il fatto che a livello conscio i volontari non sono consapevoli di riuscire a riconoscere la cosa, nel senso che uno dice sì, vabbè, ma non si sente niente. Però poi, questo è un po' analogo a quello che viene detto blind sight, cioè la persona che è convinta di non vedere niente, di non percepire niente, ma poi dà una risposta che è significativamente diversa dalla neutralità. Cosa vuol dire in questo caso? Che il terzo gruppo di volontari diceva che non sentiva nessun odore, ma in realtà era qualcosa tipo l'87% della discriminazione, cioè riusciva a discriminare con una percentuale significativamente diversa da quella casuale quelli che avevano avuto paura da quelli che non avevano avuto paura. Questo è, se vogliamo, uno dei grossi problemi nello studiare la percezione olfattiva, nel senso che ci sono odori di cui noi ci rendiamo conto, cioè che costruiscono degli oggetti percettivi, cioè se io annuso la rosa sento che ha profumo di rosa e lo so, ok? Ci sono altri odori in cui il comportamento viene scatenato, quindi noi li abbiamo percepiti, ma non a livello di coscienza, per cui diventa difficile riuscire a studiare queste cose, perché negli esperimenti di psicofisica tipicamente si chiede al soggetto se è consapevole di una certa cosa. Ma in questi casi, in molti di questi casi, il soggetto percepisce la cosa ma non ne è consapevole, quindi bisogna fare studi di altro tipo, come in questo caso, cioè chiedere, ok, lo so che non senti niente, ma spara a caso, che è molto difficile, se ci pensate dal punto di vista sperimentale, riuscire a non influenzare il soggetto. A questo punto vanno fatte cose in cui la domanda deve essere posta in modo estremamente neutro, perché a questo punto la possibilità di influenzare il soggetto è estremamente alta. Però di fatto ci sono prove che sono abbastanza chiare sulla presenza di segnali olfattivi comportamentali nell'uomo. Poi, come vi ho detto, questa cosa purtroppo da alcuni viene fatta in modo rigoroso, scientifico, da altri viene un po' cavalcata, perché appunto avere l'idea di avere delle molecole che dicono che io sono il maschio alfa del gruppo, piuttosto che nessuno mi deve rompere le scatole, piuttosto che io sono sessualmente irresistibile, che è la maggior parte delle cose che trovate su internet, ve lo dico subito, se cercate feromoni trovate subito quelli che vendono i profumi che promettono questo e quello, e che è un problema, perché appunto è molto difficile fare questi esperimenti in modo rigoroso sull'uomo. Questo non vuol dire che non ci sia niente, ci sono delle cose che ci dicono che c'è qualcosa, e c'è gente che purtroppo cavalca l'onda e cerca di dire tutta una serie di cose che sicuramente a loro renderà economicamente parecchio,
e molta gente ci casca, se vogliamo. Torniamo al nostro sistema olfattivo e vediamo un po' le vie a questo punto, una per una, in modo abbastanza dettagliato. Il sistema olfattivo parte dalla organo olfattivo primario, che è l'epitelio olfattivo, che si trova nella regione apicale delle mucose nasali e si trova in una regione che normalmente viene poco raggiunta dall'aria, ok? Questo è importante perché? Perché questo ci consente a livello comportamentale di avere, se vogliamo, la reazione equivalente al girare gli occhi, cioè quando giriamo gli occhi cosa succede? Succede che l'oggetto di interesse viene puntato sulla fovea, giusto? A livello di sistema olfattivo io normalmente, vado avanti, normalmente ho un flusso d'aria abbastanza basso che arriva al mio epitelio olfattivo perché la maggior parte dell'aria è fermata dai turbinati e viene deviata da un'altra parte. Nel momento in cui io sento qualcosa che mi interessa, cosa faccio? La reazione qual è? Annusare, ok? L'atto dell'annusare a cosa serve? Serve banalmente a cambiare il flusso di aria e farlo andare di più verso la regione superiore delle mucose olfattive e quindi a dirigere l'aria principalmente verso l'organo olfattivo e quindi a aumentare il segnale che arriva al sistema olfattivo. Quindi io non ho una regione specializzata a livello recettoriale, ma ho un comportamento che mi aumenta il contatto tra stimolo e recettore. Io in realtà nel sistema olfattivo ho due vie di contatto tra lo stimolo e l'epitelio olfattivo. Una, che è quella che vi ho descritto finora, è quella che viene chiamata via ortonasale, ok? Però un'altra via che è altrettanto importante, che sembra che sia più importante, come potete capire, nella regolazione del sapore, della parte olfattiva dei sapori, che è la via retronasale, in cui l'aria carica di odori non entra dalla parte anteriore, quindi dal vestibolo nasale, ma entra dalla faringe, cioè passa dall'orofaringe e torna su. Questa via retronasale, appunto, serve a far passare le molecole volatili che sono in bocca fino alla cavità nasale. Quindi queste due cose, su queste due vie sono separate. Ci sono tra l'altro degli studi che suggeriscono, non in modo definitivo, ma sicuramente è un'ipotesi interessante, che le molecole non diano gli stessi segnali se provengono dalla via ortonasale o dalla via retronasale. Questo ve lo lascio così perché la cosa è ancora un po' confusa, però sicuramente l'ipotesi è interessante, nel senso che il significato funzionale di queste due vie è molto diverso, quindi ha senso che la stessa molecola, se si trova fuori voglia dire una cosa, se si trova in bocca voglia dire un'altra. Torniamo un attimo qui. Il sistema olfattivo comprende anche il sistema vomero-nasale. Nell'uomo il fatto stesso che esista un organo vomero-nasale è abbastanza dibattuto, la sua posizione sarebbe comunque molto diversa dall'epitelio olfattivo primario e appunto c'è qualcosa, ma alcuni dicono che è vestigiale, altri dicono che è semplicemente rudimentale, ma qualche connessione rimane. Nei roditori invece l'organo vomero-nasale è un organo sicuramente importante, per cui ci sono diversi studi nel ratto che poi vedremo, che sono quelli che sono stati fatti per caratterizzare le connessioni e un po' il significato funzionale di questo sistema. Nella mucosa olfattiva ci sono i recettori olfattivi che sono neuroni, okay? Sono simili, se vogliamo, ai fotorecettori, nel senso che sono neuroni con una parte, con la maggior parte della loro struttura specializzata per la recezione dello stimolo. Sono tanti, sono qualche decina di milioni, e sono i primi neuroni per cui si è scoperta la neurogenesi adulta, perché per molto tempo si pensava che appunto la neurogenesi adulta fosse non ci fosse, salvo che per i neuroni dell'epitelio olfattivo. Tra l'altro nei neuroni dell'epitelio olfattivo è facile andare a vedere che c'è questa neurogenesi, perché? Perché la mucosa olfattiva è esposta all'esterno, quindi è facile da andare a vedere, e dal punto di vista funzionale
è se vogliamo più importante per i neuroni olfattivi rispetto per gli altri neuroni del sistema nervoso centrale riuscire a rigenerarsi, perché sono esposti all'esterno e sono esposti a segnali, a stimoli anche potenzialmente dannosi. Okay? Se l'aria è molto fredda, sono esposti a sbalzi di temperatura molto più alti che gli altri neuroni, sono esposti a sbalzi di pH, di umidità, insomma a stimoli molto più variegati della maggior parte dei neuroni. Tant'è vero che vengono rinnovati completamente nel giro di 2 mesi. Quindi ancora una volta è facile riuscire a vedere, cioè basta marcare i neuroni che ci sono lì, se uno aspetta 2 mesi e vede che nessuno dei neuroni è più marcato, già si rende conto che c'è qualcosa. Questi neuroni hanno una caratteristica disposizione, sono neuroni non mielinizzati e voi sapete che non esiste un vero e proprio nervo olfattivo, ma ci sono i filuzzi olfattivi che passano la lamina cribrosa dell'etmoide e passano dalla mucosa olfattiva fino al lobo olfattivo, al bulbo olfattivo. E questo che è schematizzato qua sono i vari neuroni che vanno nello stesso filo olfattivo, hanno un assone, quindi generano potenzializzazione, hanno un soma, un singolo dendrite, che poi termina alla superficie della mucosa olfattiva con un numero variabile di stereociglia. Vengono chiamate ciglia, ma tenete presente che sono stereociglia come quelle delle cellule ciliate, quindi non sono mobili, sono microvilli molto lunghi, semplicemente. Questi microvilli sono, ancora una volta, come nelle cellule ciliate, gli organelli deputati alla trasduzione, effettivamente. Come protezione, questi microvilli rimangono inglobati in uno strato di muco che viene prodotto da queste cellule di Bowman, che si trovano nello spessore della mucosa. Tra l'altro il muco che viene prodotto a livello della mucosa è molto di più di quanto uno si aspetta, si parla di litri al giorno, per cui il muco delle cavità nasali è rinnovato molto molto rapidamente anche a livello della mucosa, anche e soprattutto a livello della mucosa olfattiva, anche perché a livello della mucosa olfattiva ha 2 significati questo rinnovamento. Un po' pulisce tutto, ma pulisce tutto in questo caso vuol dire anche porta via le molecole odoranti che altrimenti resterebbero lì, perché il problema di un sistema sensoriale non è solo quello di sentire quello che c'è, ma anche di sentire quello che c'è con una buona risoluzione temporale, per cui se io accumulassi via via tutte le varie sostanze a livello dello strato di muco, poi avrei una concentrazione tale che sarebbe difficile riuscire a distinguere un nuovo stimolo da quello che c'è già. Per cui nel muco ci sono dei meccanismi, un po' appunto il rinnovamento del muco stesso, un po' ci sono degli enzimi di trasformazione citocromici, e proteasi e varie molecole che distruggono un po' tutto quello che c'è nel muco, in modo tale da tenere sgombri gli apparati chemiosensibili dei neuroni olfattivi. E poi ci sono queste cellule di supporto che sono deputate un po' al supporto trofico di questi neuroni, e poi se c'erano una classe di proteine che adesso tra un attimo vediamo. Si addormenta. Ok. Cosa succede quando le molecole si legano alle ciglia? Succede che viene generato un potenziale di recettore che è molto grande e depolarizzante. Ok, quindi questi funzionano come la maggior parte dei recettori. Questa depolarizzazione invade il dendrite apicale, viene codificata in scarica di potenziali d'azione e poi a livello del nervo olfattivo viene portato nel bulbo olfattivo. Le fibre appunto sono non mielinizzate, il segnale è lento, ma tutto sommato il tempo che... cioè noi non riusciamo a renderci conto il limite temporale del sistema olfattivo è l'atto respiratorio, cioè noi non riusciamo a renderci conto con grande precisione che intanto che stiamo inspirando a un certo punto viene fuori un nuovo odore. Tipicamente facciamo il confronto tra 2 atti respiratori successivi per riuscire a capire che c'è un certo odore, per cui il sistema olfattivo non ha constraint temporali molto forti per quanto riguarda la trasduzione dello stimolo, tant'è vero che si pensa, e anche qui ci sono molti studi, ma l'argomento è molto complesso, per cui ve lo lascio come approfondimento se qualcuno volesse farci una tesina,
la struttura temporale dei segnali olfattivi non riproduce la struttura temporale di arrivo dello stimolo, ma si pensa che sia molto importante per il processing. Vedremo che nel bulbo olfattivo, a partire dal bulbo olfattivo, ci sono delle oscillazioni del sistema che sembra che siano correlate con l'identità delle molecole che vengono percepite, non tanto con il tempo di arrivo. Proprio perché da una parte non ce n'è necessità e quindi a quel punto lì la struttura temporale può essere usata per codificare qualcos'altro. Come fanno le molecole ad arrivare ai recettori? Evolutivamente, se ci pensiamo, il sistema olfattivo esiste già nei pesci e nei pesci ovviamente le sostanze che possono venire percepite sono sostanze necessariamente idrofile, perché se una sostanza non si scioglie nell'acqua è difficile che il pesce la senta, ok? Con il passaggio alle terre emerse, le sostanze che hanno odore sono quelle sostanze che vi dicevo, volatili con basso peso molecolare, ma possono essere anche lipofile, anzi la maggior parte delle sostanze che noi sentiamo sono lipofile. E per fare questo c'è stato bisogno di un adattamento. Questo adattamento qual è? È il fatto che questo muco, se vogliamo, è un po' il preservare, questo strato di muco è il preservare un ambiente acquoso, ok? In modo tale che i recettori che c'erano nei pesci possano funzionare tanto quanto anche in noi che abbiamo la cosa esposta all'aria. Per legare le molecole non idrosolubili ci sono queste OBP o odorant binding proteins che sono nel muco, legano le molecole e le portano al recettore olfattivo. Queste proteine vengono prodotte, si pensa, dalle cellule di supporto. Per questo vi dicevo, fanno una proteina che è molto importante. Perché? Perché se non ci sono OBP, tutte le molecole lipofile noi non siamo più in grado di sentirle, perché banalmente non entrano in contatto con il recettore perché non riescono a passare lo strato di muco. Nel momento in cui la molecola è entrata a contatto col recettore, dopo un po' viene degradata appunto da tutti gli enzimi che ci sono nel muco e poi il muco viene rinnovato velocemente, appunto. A livello di mucosa olfattiva si parla di 1-2 litri al giorno di muco che viene prodotto e rinnovato. Poi ovviamente quello che viene degradato viene inviato con il resto del muco al sistema digerente per essere riciclato, se vogliamo, cioè se viene digerito a livello dello stomaco si recupera tutto e se ne rifà dell'altro. Quando arriva al recettore olfattivo la molecola scatena un segnale. I recettori olfattivi hanno questa struttura, già potete capire qual è la cascata che viene attivata, nel senso che questi recettori sono recettori a serpentina, quindi sono accoppiati a proteine G. I recettori olfattivi nel sistema olfattivo principale sono tutti uguali dal punto di vista strutturale, sono circa 1 migliaio, quindi potete capire che effettivamente noi abbiamo, se vogliamo dirla, 1000 odori primari, ok? In realtà non sono odori, perché la percezione di un odore è quando abbiamo messo insieme il segnale da più recettori. Però i recettori olfattivi sono di 1000 tipi diversi. Okay? Poi abbiamo questi due tipi di recettori che invece fanno capo al sistema vomero nasale. Okay? Uno dei quali rileva i feromoni e un altro rileva una classe di molecole di natura peptidica che sono correlate con l'identità dell'individuo. In tutti questi recettori c'è una regione che viene chiamata ipervariabile, che ovviamente è quella che dà la specificità del recettore per un certo ligando. Ipervariabile perché se uno lo va a confrontare vede che è lì che cambia il recettore, nel resto della molecola tutto sommato resta più o meno tutto uguale, in quella regione lì, che è quella che viene a contatto con la molecola stimolo, ci sono variazioni invece molto molto importanti. Abbiamo detto i recettori olfattivi sono 1 migliaio nei mammiferi, cosa che è molto importante perché sono proteine, ciascuna proteina ha un suo gene che la codifica e per i recettori olfattivi noi usiamo un 2% del genoma, quindi insomma una frazione abbastanza consistente, solo e soltanto per il sistema olfattivo. Di questi recettori solo un centinaio sono quelli originari, se vogliamo, usati dai pesci. E come risultato di una serie di duplicazioni avvenute in vari stadi durante l'evoluzione, sono venuti fuori tutta una serie di recettori
che si trovano tra l'altro su in cluster molto simili, questo che ci fa capire che c'è stata una duplicazione, perché noi abbiamo la stessa sequenza di recettori a un certo punto nel cromosoma 1, a un certo punto nel cromosoma 2, eccetera, eccetera, hanno tutte la stessa struttura, per cui sono chiaramente il risultato di duplicazioni successive, ci sono su tutti i cromosomi, tranne il 20 e l'Y, e nell'uomo però sono per la maggior parte inattivi, nel senso che il 60% di questi geni nell'uomo ci sono, ma non sono funzionali, sono pseudogeni, non vengono trascritti. Quindi per questo si pensa che, cioè, l'uomo viene chiamato microsmatico come definizione, cioè un animale che ha poca capacità olfattiva in confronto con il cane, per esempio, che è in grado di riconoscere una quantità di odori molto maggiore. Quindi se noi abbiamo 1000 geni, in realtà come specie umana ce ne abbiamo circa 400 funzionanti, ok? Per cui possiamo considerare 400 pezzettini, ho detto che non mi piace chiamarli odori primari, però recettori che contribuiscono alla formazione del percepito di un odore. Questi recettori olfattivi sono simili ai recettori tista per taste, gustativi, e i recettori vomeronasali, ok? Sono meno simili a altri tipi di recettori accoppiati a proteine G, però tutto sommato la struttura è una struttura standard dei recettori proteine G. C'è però una grossa differenza rispetto agli altri recettori accoppiati a proteine G, che è il motivo per cui Axel e Bach hanno preso il Nobel per quello che sono riusciti a fare nel sistema olfattivo, ed è il fatto che questi recettori, per venire espressi da una cellula, bisogna proprio convincerli, nel senso che ciascun neurone olfattivo esprime solo un tipo di recettore. Quindi noi ne abbiamo 400, ma non è che un neurone olfattivo può scegliere quali di questi 400 esprimere. Ne esprime uno solo, ok? Quindi ciascun neurone ha un solo recettore. E potete capire che questo è molto utile per la codifica, ma è un gran casino quando uno va a cercare di studiarli. Perché? Perché tipicamente quando si va a vedere cosa fa una certa proteina, la si esprime in un sistema eterologo. Ora, il problema è che questi recettori in sistemi eterologhi non ne vogliono sapere di venire espressi, proprio perché hanno un sistema di regolazione molto complicato che consente solo e soltanto a un certo neurone olfattivo di poter esprimere un certo recettore. Quindi quello che hanno dovuto fare Axel e Bach è stato riuscire a capire quali erano i segnali che impedivano l'espressione dei recettori in tutto quello che non era il loro neurone di interesse, esprimerlo e poi vedere cosa faceva. Una volta chiarito questo, è stato visto che appunto ciascun neurone codifica, cioè esprime un solo recettore olfattivo. I neuroni che codificano i recettori olfattivi di un certo tipo sono sparsi nell'epitelio, ma non in modo completamente casuale. Ci sono 4 regioni diverse nell'epitelio olfattivo e ciascun neurone è limitato a una di queste 4. Quindi può essere sparso dove vuole all'interno di quella regione lì, ma non va fuori. Okay. E vedremo che questi neuroni proiettano in modo estremamente ordinato. Quindi nell'epitelio sono messi più o meno a caso, ma questa casualità è solo periferica. A livello centrale la casualità viene completamente persa. Okay. La presenza di questi recettori con selettività determinata fa sì che un neurone a questo punto rilevi un solo gruppo funzionale, perché se il recettore molecolare rileva un solo gruppo funzionale e il neurone può esprimere solo un tipo di recettore, a quel punto lì quel neurone lì ha la stessa specificità di quel recettore lì. Tant'è vero che la perdita di uno di questi recettori provoca anosmie selettive, cioè ci sono persone che non hanno determinati recettori e quindi non riescono a sentire determinati odori, che è un po' l'equivalente del daltonismo a livello dell'occhio, cioè se io non esprimo il pigmento per un certo cono non riesco a vedere, a distinguere il rosso dal verde, se io non esprimo un certo recettore olfattivo non riuscirò a sentire l'odore di una classe di sostanze. Come è fatto il campo recettoriale di un recettore olfattivo? È abbastanza complicato, nel senso che
Ancora una volta, il parallelo con le cellule ciliate è utile, nel senso che una cellula ciliata, vi ricordate, ha uno stimolo ottimale, una frequenza ottimale, però può essere stimolata, se il suono è abbastanza forte, anche da frequenze diverse da quella ottimale. Allo stesso modo, un recettore olfattivo ha una sua molecola che è lo stimolo ottimale, in questo caso questo R17 è stimolato in modo ottimale dall'ottanale, e qui ci sono tutte le molecole che sono state provate per vedere se scatenavano un effetto. Voi vedete qua, magari si legge male, però l'ottanale ha 8 atomi di carbonio, per cui se andiamo giù viene stato stimolato questo recettore con l'ettanale, l'esanale, il pentanale, cioè cambiando la lunghezza della catena, sostituendo cose diverse alla fine della catena, quindi usando l'ottanolo, l'acido ottanoico, e quindi la molecola, la catena a 8 atomi viene lasciata e viene cambiato solo il gruppo terminale, e facendo sostituzioni varie a questa molecola, e quelli in rosso sono le molecole che evocano un segnale abbastanza... non